Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un tag che ho ideato seguendo un po' la linea del Coco Love, sensuale vaniglia, una mela al giorno. Sono tutti video tag che io ho fatto, quindi trovate sul mio canale e che sono stati ideati da amiche, colleghe youtuber. E quindi ho pensato, seguendo la loro idea, di crearne uno che secondo me è perfetto per questo periodo dell'anno, ossia quello sul cioccolato. Quindi l'ho intitolato Il cibo degli dèi cioccolato tag. In questo video cioccolatoso potete far vedere tutto quello che volete che sia a base di cioccolato, sia prodotti alimentari, sia prodotti beauty, prodotti make-up, prodotti per la cura del corpo, profumazioni per l'ambiente, tutto quello che volete a base di cioccolato naturalmente. Quindi è un tag libero, non ci sono domande, fate semplicemente vedere tutti i prodotti che volete, che vi piacciono di più e che abbiano il cioccolato come protagonista. Però prima di farvi vedere tutti i prodotti che ho selezionato io, volevo fare una brevissima introduzione sul cioccolato. Sappiamo che è un alimento che deriva dai semi dell'albero di cacao. Anticamente civiltà come i Maya e gli Aztechi utilizzavano i chicchi di cacao come moneta di scambio, oppure li bruciavano insieme all'incenso e li utilizzavano per i loro rituali. Poi i Maya avevano capito che mischiando il cacao con dell'acqua si poteva ottenere una bevanda alla quale avevano aggiunto pepe e peperoncino ed era una bevanda destinata alle classi sociali più abbienti, quindi quelle più ricche, più facoltose, e l'avevano appunto soprannominato il cibo degli dèi. Poi, dopo la scoperta dell'America, quindi dopo il 1492, gli spagnoli avevano deciso di modificare un pochino la bevanda originale dei Maya, togliendo il pepe e il peperoncino e aggiungendo zucchero e vaniglia, quindi avevano tolto l'aroma amaro del cacao e avevano dato un aroma più dolce, molto più bevibile, diciamo così, e quindi molto più apprezzato. Questa nuova ricetta si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mondo, quindi la cioccolata oggi è una cosa che è conosciuta praticamente da tutti. Io non so se ci sono delle civiltà che non la conoscono, ma credo che sia proprio una cosa di distribuzione mondiale. La cosa veramente interessante sul cioccolato è che se viene consumato con moderazione e fondente, aumenta del 20% la concentrazione di antiossidanti nel sangue grazie all'alto contenuto di flavonoidi. Questo significa, tradotto in parole semplici, che riduce il rischio di malattie cardiovascolari, quindi ha degli effetti benefici sulla salute. Inoltre, grazie alla concentrazione di alcuni aminoacidi, aumenta la produzione di serotonina e di endorfine, che sono due ormoni responsabili di benessere fisico e di buon umore. Questo è il motivo per cui spesso si dice che il cioccolato ha un effetto antidepressivo, perché aumenta la produzione di questi due ormoni che vanno ad incidere positivamente sull'umore e sul benessere fisico. Però attenzione, va consumato con moderazione, perché se invece le quantità diventano eccessive può essere non solo dannoso per la salute, ma espone al rischio di dipendenza. Quindi il cioccolato può dare anche dipendenza. Ma al di là di tutto questo, credo che siamo tutti d'accordo nel dire che il cioccolato è il cibo degli dèi perché ha sul nostro palato un effetto veramente divino e sublime. Ma direi che la premessa è stata già sufficientemente lunga, quindi direi di passare ai prodotti. Ho deciso di farvi vedere delle classiche tavolette di cioccolato e dei cioccolatini e poi vi farò vedere i miei prodotti beauty a base di cioccolato. Ho scelto di non farvi vedere in questo video biscotti, dolci, classiche cose a base di cioccolato perché ce ne sono talmente tante che davvero dovrei fare un video lunghissimo. Quindi ho selezionato il cioccolato in una delle sue forme più classiche, che è la tavoletta.
e poi vi faccio vedere tutto il beauty. Io partirei con una marca che è assolutamente un fiore all'occhiello, perché sto parlando di questo cioccolato qui. Questo è particolare perché è fondente assoluto, è il 99% come concentrazione di cacao ed è molto amaro perché è senza zucchero. Quindi questo è davvero un cioccolato molto molto particolare che non va bene per tutti i palati. Assolutamente non va bene per i bambini, ad esempio, perché è troppo forte, e non va bene neanche per quelle persone che amano il cioccolato più dolce, magari al latte o addirittura bianco. Questo è davvero fortissimo. Io l'ho mangiato così, devo dire che ho comprato la tavoletta, ogni tanto ne mangiavo mezzo quadretto perché è davvero fortissimo. Quindi mi andava benissimo quando avevo voglia di qualcosa di un pochino più intenso. Però tenete presente che appunto è davvero forte. Poi passiamo a cose invece un pochino più dolci e vi faccio vedere il classico cioccolato Milka. Io questo l'ho preso per un motivo specifico, sono onesta, perché c'è un film su Chili in omaggio. Quindi, siccome su Chili c'è un film che io voglio vedere e che non ho trovato né in streaming, né su Netflix, né su Amazon, insomma, non l'ho trovato da nessuna parte, solo su Chili ho pensato, mi compro la cioccolata, intanto mi compro anche questo film. Quindi questa è la ragione per cui ho preso la Milka, che è un'ottima marca, ma che io di solito compro molto raramente, quindi è per questo che vi davo tutta la spiegazione. Comunque, questo è il classico cioccolato al latte delle Alpi e questo è il cioccolato con le nocciole. Sono comunque due tipologie di cioccolato che mi ricordano la mia infanzia. Poi passiamo invece a quello che piace a me, che è quello fondente. Vi faccio vedere quello della Coop, Solidal Coop, eccolo qua. Questo è senza zucchero ed è cioccolato fondente extra. Quindi questo è un pochino più amaro perché è senza zucchero, ma a me piace tantissimo. E poi, sempre come cioccolato fondente extra, 70% di cacao, vi faccio vedere questo Viviverde Coop. Io il cioccolato della Coop lo compro spesso perché mi piace, lo trovo veramente gustosissimo. Poi, sempre come cioccolato, diciamo classico, vi faccio vedere i classici cioccolatini fondente nero Novi. Credo che ci sia anche la tavoletta di cioccolato, però io preferisco i cioccolatini perché sono già in monodose. Quindi questo è il classico cioccolatino che vi mettono vicino al caffè quando andate al bar, quindi ha proprio questa forma qua. A me piacciono tantissimo questi cioccolatini perché, come vi dicevo, sono già in monodose e magari dopo cena o dopo pranzo mi fa veramente piacere e ne mangio uno, non tutti i giorni, però insomma abbastanza spesso. Adesso passiamo ai prodotti beauty a base di cioccolato. Dunque, vi faccio vedere la mia crema mani preferita perché ha veramente un profumo di cioccolato eccezionale, che è questa qui di Bottega Verde ed è al cioccolato. Questa io la utilizzo soprattutto perché voglio sentire sulle mie mani il profumo del cioccolato. È una buona crema mani, quindi comunque il suo lavoro lo fa. È una crema idratante, lascia la pelle morbida, quindi nulla da dire. Però io ammetto di utilizzarla per sentire la profumazione di cioccolato più che per la formulazione della crema. Però comunque mi trovo bene e mi piace. Un'altra cosa che rende le mie docce assolutamente golose è questo Palmolive Gourmet al cioccolato. Questa ha una formula molto cremosa e un profumo incredibile di cioccolato, veramente è una cosa sublime, vi sembra di avere proprio la cioccolata sotto la doccia. Avevo fatto anche un video tempo fa sul mio canale parlandovi di questi bagno doccia della Palmolive Gourmet, che forse avevo intitolato Non bere il bagnoschiuma o qualcosa del genere, perché hanno veramente un profumo intenso che vi fa venire voglia quasi di berlo, però non fatelo, mi raccomando, perché finite in ospedale, vi fanno la lavanda gastrica perché non si può bere. Però è comunque una cosa molto molto attraente per l'olfatto.
Poi un altro prodotto che adoro è questa crema corpo in questo barattolone gigante, fragola e cioccolato. In questo caso c'è anche la fragola e ha una profumazione veramente ottima. Quindi sono quelle creme che voi vorreste davvero mangiare col cucchiaino perché hanno una profumazione eccezionale. Questa è rosa perché comunque c'è anche la fragola e questa è la consistenza, è una crema abbastanza densa, quindi vi sarà sufficiente utilizzare poco prodotto. Devo dire che anche adesso che l'ho aperta ha un profumo inebriante. Poi un altro prodotto, il bagno doccia Bottega Verde al cioccolato. Questo è ancora pieno perché l'ho appena comprato, però l'avevo già utilizzato l'anno scorso, mi era piaciuto tantissimo, quindi avrò un'altra doccia golosa. Poi vi faccio vedere altri due bagno doccia, poi passiamo a un prodotto che per me è una novità. Dunque, un altro bagno doccia al cioccolato, è questo qui della Dermacol. Questo è tartufo al cioccolato e macadamia, quindi non ha solo cioccolato. E ha anche questo una profumazione davvero ottima. Questa linea qui la trovate su Notino, quindi se vi interessa su Notino trovate tutti i bagno doccia della Dermacol. E poi un altro fantastico è questo qui, arancia e cioccolato. Anche questo è veramente buonissimo. Mi piace tantissimo, poi soprattutto nel periodo natalizio, nel periodo delle feste, questa arancia e cioccolato proprio è una cosa sublime. E poi una novità, che è una novità per me, è un profumo. Questa volta mi sono comprata un profumo. Io non me ne compro quasi mai, lo sapete, lo dico spesso, non sono un'appassionata di profumi, non li utilizzo perché utilizzo sempre J'adore, ma questa volta ho voluto comprarmi il profumo al cioccolato. Questo lo vendono da Bottega Verde. È un profumo al cioccolato che è dolce, gioioso e avvolgente. Questi sono i termini scritti sulla confezione. E ha proprio un profumo di cioccolato abbastanza intenso. Si presenta così, questo è il packaging, è un profumo abbastanza piccolo. Devo dire che sulla pelle non dura tantissimo, sono onesta, dura forse un'oretta, non di più, almeno sulla mia pelle, poi ognuno ha la sua durata perché non abbiamo la pelle uguale, però su di me dura un'ora, non di più. Però insomma, quando lo spruzzate sentite questo profumo di cioccolato e una volta ogni tanto, perché no, mi fa piacere. E quindi sono contenta di averlo comprato. Mi stavo dimenticando questa maschera per capelli al cioccolato. Dovete sapere che io adesso mi stavo facendo uno shampoo e ho pensato, oddio, non ho parlato della maschera per capelli al cioccolato nel video che ho fatto ieri e quindi adesso la aggiungo. Questa è una maschera riparatrice che ha un effetto nutriente sul capello, un effetto riparatore. Questa è la marca, non so se si pronuncia Kallos o Kellos, comunque è una marca che io ho trovato su Notino. Il profumo di cioccolato è veramente intenso, però una volta che poi la mettete sul capello rimane delicato, quindi insomma non è una cosa fastidiosa e io mi trovo veramente benissimo. Bene, questi sono i miei prodotti a base di cioccolato. Poi io vorrei taggare veramente tutti. Sentitevi tutti liberi di fare questo tag. Mi piacerebbe molto vederlo su YouTube, vederlo diffuso su YouTube perché sono curiosa di vedere quelli che sono i vostri prodotti a base di cioccolato. Comunque qualche nome lo faccio. Voglio taggare innanzitutto tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, quindi tutte quelle che ne fanno parte. Quindi Antonella, Flobag, Azzurra, Umbretta, adesso non vi nomino tutte perché siete tante e tutti a memoria i canali io non me li ricordo, però tutte taggate. La stanza di Scarlett, poi voglio taggare Lady Dark Makeup, voglio taggare Elisabetta R, Fiore Corso. Ovviamente nessuno è obbligato a replicare il tag, ci mancherebbe altro, fatelo solo se vi fa piacere. Questo tag non ha nessuna scadenza, quindi non è necessario farlo per forza prima di Natale, lo potete fare anche dopo Natale, tanto il cioccolato piace a tutti in tutte le stagioni e non c'è nessun problema.
Quindi, detto questo, io credo che sceglierò di mangiare un pezzo di cioccolato qualsiasi perché a questo punto mi è venuta voglia di cioccolato. Vi invito a farmi sapere nei commenti se lo fate, così se per caso mi dovesse sfuggire io lo vado a vedere. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.